è un primato che abbiamo da un po', non solo dall'ultimo rapporto, ma che data almeno diversi mesi fa, così come abbiamo un triste primato, 13 punti percentuali di differenza di laureati tra la media europea e quelli che ha prodotto il nostro paese. Questo è un paese troppo arido di opportunità, troppo generoso su un sistema di formazione che evidentemente ha un problema di preparazione e di qualificazione dei nostri giovani, ed è in questi giorni di confronto con loro ciò che emerge è proprio questo: bisogno di profili molto più rispondenti alle richieste del mercato del lavoro, bisogno di riforme profonde anche dal punto di vista delle regole del gioco dell'occupazione, lo chiamo gioco dell'occupazione, ovviamente faccio riferimento al mercato del lavoro, e soprattutto ragazzi con tre lauree che si sentono ancora offrire oggi uno stage a 500 euro. Ecco, tutto questo è quello che impedisce ad una generazione di diventare classe dirigente. Sul PNRR ci sono vari litigi, Fitto, Corte dei Conti, Governo, Europa. L'Europa, insomma, sembrerebbe che da indiscrezioni darà 400 milioni in meno sulla prossima tranche. Qual è la problematica da questo punto di vista? Non si è fatto abbastanza? Ma la problematica è che non riusciamo a capire questo governo, quando dice modifichiamo il PNRR, che ormai è un dato acquisito, come intende farlo, verso quale tipo di interventi e con quale rispetto della tempistica. Perché ora io non commento interviste che sono state smentite, che però erano dei colloqui, però ci sono stati, io non ho capito nulla. Io ho capito che rispetto al Next Generation EU, che erano gli obiettivi, ed erano dispersione scolastica, gap salariale uomo-donna, ritardo sulla questione che poneva lei, cioè NEET, laureati, formazione, il Next Generation obiettivi è diventato il PNRR strumento che parla di stadi, di lungomare e di sagra dei Borlenghi. Io non do responsabilità a nessuno, perché tra l'altro il PNRR è stato impostato dal precedente governo, ma oggi si può in via definitiva chiudere il nuovo utilizzo, la nuova versione PNRR con investimenti contro il dissesto idrogeologico, la ricostruzione della misura Industria 4.0 e interventi fondamentali su strutture riguardanti cura e sapere, sanità e istruzione, che sono i capisaldi di una società civile. Noi questo abbiamo posto alla Meloni prima della legge finanziaria di dicembre, siamo a giugno, forse è ora di mettere un punto definitivo.